La Louis Michel, nave di soccorso per migranti, finanziata anche dallo street artist britannico Bansky, ha annunciato di essere bloccata e di aver bisogno di aiuto urgente dopo aver prestato assistenza a una barca nel Mediterraneo che trasporta almeno un migrante morto. La nave, battente bandiera tedesca e da pochi giorni in missione, ha dichiarato di essere oltre il limite della capienza, con 219 da assistere e non più in grado di muoversi dopo aver incontrato un'altra imbarcazione che tentava di attraversare il tratto che divide l'Europa e l'Africa, con 130 persone a bordo. C'è già una persona deceduta sulla barca, abbiamo bisogno di assistenza immediata, ha scritto su Twitter l'equipaggio della Louis Michel. 31 metri, spiegando che altri migranti hanno riportato ustioni di carburante e si trovano in mare da giorni. L'equipaggio aveva salvato già altre 89 persone da un gommone in pericolo e ha denunciato che le agenzie di soccorso europee finora hanno ignorato le richieste di soccorso. La nave prende il nome dall'anarchica francese del XIX secolo, Louis Michel, ed è stata ridipinta dall'artista di bianco e rosa. Ha la grande scritta Rescue che ne indica la missione e c'è il disegno di una bambina che tiene un salvagente a forma di cuore.